Analisi della concorrenza è una parola, direi, un po' abusata, insomma, più che altro è un concetto, insomma, che è un po' abusato. Ecco, quando noi parliamo di analisi della concorrenza, ci riferiamo a qualcosa di estremamente specifico, quindi il tema è ampio ma ha delle specificità molto molto precise. Intanto dovremmo definire cos'è un concorrente, quindi è colui che sostanzialmente vende il nostro prodotto, lo vende allo stesso target, lo posiziona sullo stesso segmento di mercato, utilizza la stessa promozione, ma soprattutto lo posiziona sulla stessa fascia di prezzo e sta in un'area geografica tutto sommato definita. Ecco, se troviamo, come dire, un competitor che ha queste caratteristiche, allora è un concorrente. Diversamente, potrebbe essere un concorrente, ma è un concorrente potenziale. Quindi, che cos'è che noi dobbiamo tenere in considerazione? Parliamo di hotel, parliamo di turismo, parliamo di destinazioni, insomma, parliamo del mondo che ci appartiene. L'ho dato per scontato perché molti di voi mi conoscono, ma insomma, il concetto è questo. Parlare di competitor riferendoci al nostro vicino, quindi all'albergo che combacia con noi o al comune di fianco al nostro, io personalmente oggi lo trovo un po' riduttivo. Trovo che questo, insomma, sia un concetto un pochino sorpassato. Oggi noi parliamo di posizionamento di destinazioni. Perché diciamo questo? Perché oggi un cliente, quindi il nostro cliente finale, noi stessi quando siamo clienti, andiamo su internet, quindi possiamo vedere realmente cosa succede dall'altra parte del mondo. Questo sposta moltissimo il concetto di percezione di competitor, che vale ancora nella sua accezione più classica, quindi nel suo concetto più tradizionale, per i ristoranti, che hanno una logica un pochino differente dal punto di vista commerciale. Ma se parliamo di un hotel e se parliamo soprattutto di una destinazione, oggi noi dobbiamo ragionare su dei mercati molto più ampi, ma soprattutto, quando è che noi consideriamo un concorrente tale se siamo sicuri del nostro prodotto? Perché la differenza sostanziale tra un concorrente diretto e un concorrente potenziale è che nel potenziale alcune delle variabili che io vi ho elencato prima non sono le stesse, quindi potrebbe essere lo stesso prodotto ma un target diverso, lo stesso target ma con un posizionamento di mercato differente, eccetera. Quindi quello che abbiamo visto prima. È importantissimo questo, per cui prima di ragionare di analisi della concorrenza pensata per macrosistemi, che non è neanche un compito che normalmente spetta un albergatore, ma lo fanno le agenzie, lo fanno gli enti, noi dobbiamo ragionare di prodotto. Che cos'è il mio prodotto? Perché un cliente dovrebbe comprare da me? Perché dovrebbe anche ritornare a comprare da me una volta che abbia deciso di farlo per la prima volta? Ok? Questa è la domanda chiave. Quindi, una struttura ricettiva, una destinazione deve darsi un nome e un cognome, darsi un'identità, deve lavorare sulla marca principalmente. Poi cominciamo a pensare ai competitor. È chiaro che viviamo in un mercato saturo e quindi i competitor ci sono, ma se non ci fosse questo probabilmente non avremmo nemmeno un mercato così dinamico. Questo è uno spunto di riflessione sul quale invito tutti a riflettere. Insomma, è una valutazione importantissima. Il competitor in molti casi rende il mercato più libero. Non lo imprigiona. Questo è un ragionamento interessante. Detto questo, vi lascio con un buon caffè. Se hai trovato interessante quello che hai sentito fino adesso, scarica i nostri vademecum cliccando il bottone qui sotto. Ciao, alla prossima!